un capolavoro di cui io ieri non vi ho parlato e sono molto divertito perché ormai voi che siete qua così esigenti guardate la zuppa e dite: Nicola, attenzione, ti sei dimenticato di leggere un pezzo. Beh, e devo dire, mi ha scritto questa Yolanda ieri e mi ha scritto una lettera sulla recensione che Gramellini ha fatto del nuovo libro di Cazzullo su Dante. Ma dovete proprio vederla, dovete leggere questa lettera perché è una lettera stupenda. Caro Porro, stamattina nella sua zuppa, sempre sia lodata, ha inspiegabilmente bucato la notizia del secolo. L'avvento di uno scrittore sommo almeno quanto Dante Alighieri, rimasto tutto solo sulla vetta letteraria per buoni 700 anni. Poi è arrivato Aldo Cazzullo e il signor Dante ha dovuto fargli spazio al suo fianco. La corona d'alloro sul capo gliel'ha messa Massimo Gramellini, il quale, recensendo l'ultimo libro del sommo Aldo sul Corriere della Sera di oggi, dedicato appunto a Dante Alighieri, ha scritto che «Non c'è contemporaneo che possa rivaleggiare con Cazzullo nella capacità di trasformare la scrittura in una corsa per defiato». «Non c'è Franzen, Carrer o Lebec che tenga». Cazzullo non si batte. E ancora, se la Divina Commedia è un compendio del sapere universale, il riassunto che ne ha fatto Cazzullo non è da meno. Ha scritto Gramellini arrivando al dunque della questione. Cazzullo e Dante pari sono, almeno per ora, perché domani chissà. A un certo punto però Gramellini si ricorda di essere nelle pagine culturali del Corriere e allora passa alla critica. Quanto ai difetti, perché un difetto bisogna pur trovarlo in una recensione che si rispetti, l'unico che ho riscontrato è che, tenetevi forte, finisce troppo presto. Caro Porro, rimane solo una domanda a questo punto. Quando Cazzullo recensirà il prossimo libro di Gramellini, a chi lo accosterà? Yolanda, 20 settembre 2020. Tutor, ne ultra crepidam, ciabattino, non andare oltre le scarpe. Il detto è antico, ma sempre valido. Se tutti provassero a scrivere di ciò che sanno e a tacere riguardo a ciò che non conoscono, sarebbe un ottimo affare per la cultura. Perché posso essere anche un famoso e brillante giornalista del Corriere della Sera, ma ciò non mi autorizza a riscrivere la storia, a scorazzare in modo garibaldino in campi che mi sono ignoti. Comincio così, con un'invettiva un po' acida e dantesca, un commento all'ultimo libro di Aldo Cazzullo, A riveder le stelle, presentato dall'autore stesso sul Corriere. Le celebri parole che Dante mette in bocca a Ulisse, fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza, segnerebbero, secondo il giornalista, il superamento del Medioevo e l'alba dell'età moderna. Perché la modernità non nasce dalla sapienza, nasce dalla ricerca, dalla coscienza di essere ignoranti. L'uomo medievale pensava di sapere già tutto, perché tutto era già scritto nella Bibbia, al più in Aristotele e in Tolomeo. L'uomo rinascimentale si mette in viaggio, cerca, sperimenta, esplora. Basta questo incipit, tanto dogmatico quanto vago e qualunquista, a destare meraviglia. Non sa Cazzullo che il pensiero occidentale, greco e medievale ha sempre avuto perfetta contezza della propria ignoranza e non ha mai ritenuto di sapere già tutto? E che tale contezza derivava al contrario di quello che vorrebbe far credere il fulmineo riferimento alla Bibbia, proprio dallo spirito religioso dell'uomo del passato? Il filosofo, matematico e teologo Pitagora è forse il primo a utilizzare la parola filosofia. Lo fa per definire l'amore per la sapienza come tensione sempre viva, ma mai del tutto colmabile, poiché solo il Dio conosce, davvero. Socrate, che vive qualche migliaio di anni prima dell'uomo rinascimentale, ricorda che la saggezza consiste nel sapere di non sapere. Il cardinal Nicola Cusano, in età ancora medievale, esalta la dotta ignoranza, cioè la consapevolezza propria dell'uomo cristiano, che la verità, pur rivelata nella Bibbia,
non è accessibile all'uomo nella sua interezza e che le scritture non lo esimono dalla necessità della ricerca. L'espressione docta ignorantia in verità è già di Sant'Agostino nel IV secolo a.C. Egli invita a cercare la verità sia nel libro della Bibbia che in tutte le molteplici manifestazioni del libro della natura. Nella sua grottesca liquidazione del Medioevo, figlia di una visione ideologica per cui la religione genererebbe assenza di ricerca, Cazzullo ignora non solo la storia del pensiero, ma anche i fatti concreti. Furono i monaci e le monache del Medioevo a ricopiare non solo la Bibbia, ma anche gli altri libri dell'antichità, compresi quelli medici e scientifici. Non a caso avrebbero fondato la botanica, la farmacopea e la genetica. Furono i medievali a consacrare la cultura del libro, a inventare procedimenti efficaci per la produzione della carta, gli occhiali per leggere, le biblioteche, le università, luoghi di ricerca per eccellenza e persino la stessa stampa. Ma procediamo nell'analisi delle tesi semplicistiche di Cazzullo. Oltre a derubricare la Bibbia a testo che di fatto avrebbe trasformato i medievali in ottusi caproni, indica Aristotele e Tolomeo tra le autoritates indiscutibili del Medioevo. Se Cazzullo sapesse davvero di non sapere, approfondirebbe mille volte ciò che dice per evitare di cadere in errore. Aristotele e Tolomeo infatti diventarono autorità quasi assolute, il famoso ipsi dixerunt, in età umanistica e rinascimentale, non in età medievale. In pieno Medioevo infatti Aristotele fu amato e contestato, e alcuni suoi libri confutati pubblicamente. Fu contraddetta la dottrina aristotelica dell'eternità del mondo, fu negata l'esistenza di cieli divini e in qualche caso anche dei motori angelici. Fu combattuta la sua dottrina del tempo ciclico, in generale fu rinnegata la visione astrologica presente nella sua cosmologia. Di più, persino la dottrina aristotelico-tolemaica dell'immobilità della Terra venne messa in discussione per la prima volta dal vescovo Nicola di Oresme nel XIV secolo. Concludo questa analisi con un ultimo passaggio. Scrive Cazzullo, mitizzando l'uomo rinascimentale viaggiatore, che all'epoca di Dante non era ancora diffuso l'idea che la Terra fosse tonda. Qui si raggiunge veramente l'apoteosi. Dopo aver trasformato Dante, uomo medievale religioso per eccellenza, nel prototipo dell'uomo rinascimentale, descritto in maniera molto schematica come in piena opposizione, si dimentica che la Divina Commedia stessa è lì a dimostrare che il Medioevo conosceva perfettamente la rotondità della Terra. Basta osservare qualsiasi disegno del cosmo dantesco per accorgersi che la Terra vi è rappresentata come una sfera, proprio come nei testi di Brunetto Latini, come nei manuali di astronomia medievali, spesso intitolati non a caso De Sfera Mundi, come nelle miniature e nei dipinti dell'epoca. In un vecchio articolo su Repubblica intitolato La Terra non è mai stata piatta, ancora reperibile in rete, Umberto Eco ricordava che tutti i filosofi e teologi del Medioevo, anche molti secoli prima di Dante, conoscevano perfettamente la rotondità della Terra. Come la Terra non è mai stata piatta, così Dante non è mai stato un rinascimentale. Semmai saranno umanisti e rinascimentali a non poter fare a meno di lui, del suo brillante e indomito spirito di medievale cercatore religioso. Se la Divina Commedia è un compendio del sapere universale, il riassunto che ne ha fatto Cazzullo non è da meno. E Yolanda dice, cazzo, ma ragazzi, stiamo dicendo che Cazzullo vale Dante. Cioè, che il libro di Cazzullo su Dante è uguale al libro di Dante sulla Divina Commedia. Questi si sono bevuti il cervello, sostiene giustamente Yolanda. Leggetevi poi la recensione sul mio sito nicolaporro.it perché è scritta benissimo. Ma non è finita qua! Terzo passaggio che non avevo letto del pezzo di Gramellini su Cazzullo. A un certo punto però Gramellini si ricorda di essere nelle pagine culturali del Corriere e allora passa la critica. Qual è la critica che fa Gramellini a Cazzullo? Qual è la critica? Forza, sentiamola! Quanto ai difetti, scrive Gramellini, perché un difetto bisogna pur trovarlo in una recensione che si rispetti. Beh, insomma, quanto ai difetti, l'unico difetto del libro di Cazzullo e che io ho potuto riscontrare, scrive Gramellini, è che finisce troppo presto.
non ci posso credere. Io la trovo fantastica. Yolanda mi ha scritto questa lettera veramente stupenda, dovete leggerla sul mio sito, perché è un po', fa un po' parte di come siamo fatti noi, degli straordinari cialtrononi.